Al 1973, Robin Hood. E qua ve lo dico io, prima che mi scrivete in chat, è stato confermato, ci sarà il live action, ma Nunziante ha già detto una volta che il live action della Disney è già stato fatto Certo. negli anni che fu. Non tutti se lo ricordano, ma c'è un bellissimo film che tra l'altro dovrebbe essere anche su Disney Plus, Robin Hood e i compagni della foresta. Ve lo consiglio caldamente perché è una versione di Robin Hood molto molto bella, diversa da quella di Errol Flynn che normalmente si prende tutti gli applausi. Però io, per esempio, quando ero ragazzino, io avevo mia madre che era appassionata di cinema, lei si ricordava quello di Walt Disney, questo qua con Richard Todd, l'attore inglese che è stato anche protagonista di Paura in palcoscenico di Hitchcock, e per Disney ha realizzato tre film in Inghilterra, ha interpretato questo, Robin Hood e i compagni della foresta, La spada e la rosa e Rob Roy, il bandito di Scozia. Perché all'inizio degli anni 50 anche Walt Disney aveva il problema di alcuni suoi fondi e incassi dei film che restavano congelati nei paesi in cui si erano avuti questi incassi, e quindi potevano essere utilizzati dal produttore, ma solo in loco. E quindi, per esempio, come la MGM andò in Italia per girare Quo Vadis e sfruttare questi soldi che aveva bloccato in Italia, Disney andò in Inghilterra e girò questi film d'avventura. Tra cui c'è questo Robin Hood bellissimo che io vi consiglio caldamente di vedere su Disney Plus. Quindi, quando dicono Walt Disney farà il live action di Robin Hood, ma già c'è, cioè non vedo il perché. È anche fatto molto bene, per cui boh, faranno Ma con gli non è animali in versione animale, forse, faranno perché... gli animali come il Re Leone, quindi che lo fanno a fare? Vabbè, fermiamoci qua. Qui live action. Intanto recupero un po' di gomanti. Antonino. Devo rettificare una cosa che avevo detto in una puntata precedente riguardo a Napoleone e Lafayette. Essi non parlano veneto come avevo detto, bensì lombardo. Stefano, se non erro, la storia sta nei volumi Il magico mondo di Walt Disney, parla Meraviglioso del mondo di Walt live. Disney, sì, Robin Hood con gli attori c'è nel meraviglioso mondo di Walt Disney, il secondo volume, Il mondo dell'avventura. E Esatto. Antonino conferma il discorso del accento, che più precisamente con un certo quell'accento lombardo, e Stefano ci accusa che stasera ho giocato sporco i cartoni della mia infanzia. E Lo sapevamo. non è detta così, perché aspetta che arriviamo alla fine che dovete votare, quindi sarà ancora peggio qui. Che dolore, che dolore! Sarà ancora peggio per voi. Esatto. Allora, andiamo avanti con l'immagine. Patabum! Il buon re Luigi. No, re Luigi. Giovanni. Principe Giovanni. Re Luigi è un'altra cosa. Questo è un personaggio, due personaggi favolosi. Io ho avuto la gioia, sapete, quando si parla di doppiaggio, quando avete fatto la puntata con i doppiatori dei cartoni giapponesi, no? E pensate che ho avuto la gioia di conoscere questi due doppiatori. Antonio Guidi, Aspetta che io faccio un attimo una precisazione, per chi non lo sa, ormai la trovate sul canale YouTube, sulle playlist, su Nerdcafé Live Speciale, ho fatto una puntata speciale dove avevamo Marco Balzarotti e Riccardo Peroni, due doppiatori della Piazza di Milano, che hanno doppiato il caterba di cartoni animati, per quanto riguarda la mia infanzia, sicuramente anche per la vostra, quindi andatevela a vedere, la trovate sul canale YouTube. Prego. E quindi io a un festival di doppiaggio, un'edizione di Voci nell'ombra, conobbi Antonio Guidi, che è la voce del principe Giovanni, e me ne fece anche un pezzettino in diretta e ci divertimmo tantissimo. Purtroppo Antonio Guidi non è più tra noi, come non è più tra noi Sergio Tedesco, che era la voce di Servis, oltre a essere stata, come ho già ricordato, la voce del principe Filippo e la voce di Cane, il libro della giungla. E io ho un ricordo di Sergio Tedesco che mi era stato descritto spesso come una persona scostante, una persona che non disponibile con me e con Gianni Maritati, mio amico giornalista della RAI, con cui organizzammo una mostra dei miei manifesti, ormai sono 10 anni esatti,
alla biblioteca di Ostia e facemmo una serata speciale con proprio, venne anche Sergio Tedesco, venne Roberto Morvillo della Disney, venne la moglie di Peppino Rinaldi con i figli di Peppino Rinaldi, era Maria Pia Casilio, la famosa attrice Maria Pia Casilio, vennero a vedere i miei manifesti e insomma stiamo a parlare tutta la sera del doppiaggio Disney e Sergio Tedesco era commosso a vedere tutti quelli che gli stavano vicino, che gli ricordavano le sue interpretazioni, e mi fece un'impressione veramente, veramente una persona stupenda che ricorderò sempre con affetto. Ricordo che quella volta venne anche con la figlia, che forse qualcuno di voi ricorderà, che è Paola Tedesco, anche lei attrice, doppiatrice e soubrette. Ci divertimmo come pazzi. Ecco, questo è lo sceriffo di Nottingham, doppiato da un altro grandissimo del doppiaggio, Carlo Romano, che molti di voi ricorderanno anche come voce di Nick Carter, come voce di Hitchcock, come voce di Jerry Lewis. Don Camillo anche. Sì, è vero, Don Camillo. Fernandel. Esatto. Cioè, un'autentica leggenda. Personaggio strepitoso. Ok, non sto trovando una cosa. Ok, andiamo avanti e vediamo anche che mi pare che sono le prime volpi che appaiono, non è un classico, perché Red e Tobby viene dopo. Red e Tobby viene dopo, sì, le prime volpi, fine. Sì, come personaggi principali, sì, magari è successo come comparsa, come caratterista. No, c'è Comare Volpe dei racconti dello zio Tom, attenzione. Allora, c'è un commento che dice Stefano, ma ne parliamo subitissimo di questa cosa, che dice: ho sempre avuto una sorta di déjà vu per Sir Bis, confondendolo con K, strano o non sono il solo? No, non ne parliamo. Non è strano. Tra un po' ne parliamo e vedrete cosa vi ho preparato. Ecco, i movanti. Lady Marian è deliziosa. Fratac era doppiato da Manlio De Angelis. Manlio De Angelis era il figlio di Gualtiero De Angelis, la famosa voce di Cary Grant. Manlio De Angelis non è più tra noi, era io anche lui ho conosciuto a un festival del doppiaggio, era una persona deliziosa e ricordava con molto affetto questo Robin Hood, che è stata una delle cose per cui è stato più ben voluto dai fan, ovviamente. Che io Fratac tante volte, ma ancora adesso penso che non ho mai capito che animale sia, o meglio, è una talpa, è un tasso, però assomiglia anche a una talpa, però guarda come c'è, tasso, ok, ho sempre avuto questo dubbio. Questo vediamo. Robin Hood travestito da Zingara per truffare il principe Giovanni. Allora, ricordiamo anche in questo caso, credo che l'animatore fosse Milt Kahl, se non mi sbaglio, di Robin Hood. Comunque voglio ricordare il doppiatore italiano Pino Polizzi, che molti di voi ricorderanno come voce del Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Tantissimi lo ricordano proprio per questo Robin Hood eccezionale, veramente strepitoso. Ecco, queste sono immagini del libro che adesso vi faccio vedere in diretta, The Giant Golden Book americano, tradotto in italiano nella collana delle pietre preziose da Mondadori, e adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Adesso vediamo di prendere proprio le immagini che... Questo è strano, era uno dei pochi libri delle pietre preziose con illustrazioni e non con fotogrammi, perché fu proprio praticamente preso proprio l'impianto del... Fammi rivedere un attimo l'immagine, Ste. E vediamo di... No, mi sono sbagliato. Questo non è il... Non si altro sbaglia. Illustrazioni del libro abbinato al disco.
però sono simili. Magari anche lo stesso illustratore. Arriva una domanda da Antonino. Antonino chiede, adesso ve la metto, sicuramente non stiamo interessati a raccontarci qualcosa sul fotogramma di Bis con tre occhi. Questo non so niente io di questo. Forse quando Sir Bis ipnotizza qualcuno? Abbiamo un'immagine dopo in caso. E questa è l'ultima immagine di Robin Hood, poi vi faccio vedere quelle che la ricerca che ho fatto io. Questa è, credo che sia proprio la scella di Stefano, questa è Little John che balla con Lady Cocca doppiata da Lidia Simoneschi che aveva già doppiato Maga Magò, la più grande doppiatrice italiana di tutti i tempi, lui doppiato da Pino Locchi, e in effetti questa è una delle animazioni copiate dal Libro della Giungla, perché che questa animazione ricalca il balletto di Baloo con Re Luigi. Para. Comunicazione e servizio per Antonino che mi dice cerca di mandarvelo. Mandamelo perché se me lo mando tramite Facebook non riesco a entrare perché sennò si impalla tutto. Mandaglielo annunziante se hai il contatto, così poi li condivide il monitor, così riesco a farvelo vedere. Forse non ce l'ho, non so se ce l'ho il contatto. Bravo, allora, Antonino ha già capito tutto. Lo manda annunziante su Messenger, ok. Ah, ok, dopo, vediamo. Quando arriva, lo condividiamo e riesco a farlo. Vado un attimo a vedere su Messenger. Ok, intanto io adesso vi introduco quello che vi dicevo la settimana scorsa, no? Che si diceva... Annunziante, ma Pino Locchi ha doppiato anche Terence Hill? Assolutamente sì, te lo dico io, sì. Alfonso. E non solo, anche 007 sì. Ne sì. Ha doppiati Pino Locchi a go-go. Allora, vi ricordo la settimana scorsa che vi dicevo che c'era questa polemica in rete, chiamiamola polemica, è una parola grossa, per quanto riguarda Robin Hood, che tanti fotogrammi, tante scene, erano copiate dal Libro della Giungla. Effettivamente è così, ho fatto la ricerca ed effettivamente tante scene sono copiatissime palesemente al Libro della Giungla. Adesso ho fatto la ricerca e ve ne ho messe una caterba e ve le faccio vedere una a una. Ad esempio Baloo, naturalmente si vede palesemente che è identico a quello di Robin Hood, cambia il colore, gli metti un cappello, gli metti il maglione, praticamente è identico. Anche i punti del muso, se vediamo i punti della matita, è praticamente identico. Questo è uno dei fotogrammi, poi abbiamo un altro fotogramma sempre di Baloo, che praticamente, anche qua, a parte il colore, a parte il cappello, a parte la maglia, siamo lì. Cioè, è identico. E qua arriviamo a Sir Bis, magari la foto che ci vuole mandare Antonino. Sir Bis, sì. Magari qua ci somiglia un po' meno, a K. Un po' meno forse, però il concetto dell'animazione siamo lì, Sì, assolutamente, proprio quello. È un'altra che io non pensavo che fosse, io mi ricordavo di Baloo e anche Sir Bis, ma un'altra uguale identica, che è questa che io non pensavo, l'ho scoperta oggi. Io me la ricordo questa, sì. Praticamente identica. Cioè, questa me l'ho vista, ho scoperto, gli hanno tolto le zanne, praticamente gli hanno messo il cappuccio, ma... Adesso ci arrivo Stefano, arrivo anche a quello. Quindi abbiamo anche qua, adesso posso chiamare la scala. Qua un'altra che ho scoperto, è che praticamente il coccodrillo di Robin Hood è vestito identico al coccodrillo di Fantasia. Un po' più ingrassato magari, ma praticamente sì. È identico vestito. Sì. È vero. E qua arriva quello che diceva Stefano in chat, che anche da Biancaneve hanno tinto, chiamiamolo così, non hanno rubato, hanno tinto, hanno preso un po' anche da Biancaneve. Effettivamente il ballo finale è, bene o male, è simile, no? Sì, in effetti io dicevo scherzando, Lady Marian è andata a lezione di ballo da Biancaneve e da Duquesne.
perché c'è anche la scena con di Duchessa che parla con ricalcata. Intanto ci ha raggiunto anche Andrea. Ciao Andrea, ciao Andrea, ben arrivato. Poi un'altra scena che ho scoperto simile è questa, o meglio, la carrozza è identica. La sì, carrozza di Robin Hood è cosa? È identica. Quindi anche qua hanno tinto, hanno preso un po' da un altro film. Il ballo, abbiamo parlato prima degli Aristogati, praticamente il ballo tra Robin Hood e Lady Marion è praticamente uguale. Tra l'altro, se andate su YouTube trovate proprio i filmati messi a paragone. Io non ho potuto mettervi i filmati, però le trovate. E bene o male devo confermare che le animazioni sono abbastanza simili. Qua stessa cosa che diceva anche prima Annunziante, Balur e Luigi, Cocca, praticamente con qualche modifica un po' di più, però alla fine il concetto è quello. Però devo dirvi che non è che mi dia quel fastidio, diciamo che hanno copiato tutto dal libro della giungla. Cioè, i personaggi sono quelli, li considero magari in un altro contesto. Se vogliamo, anche nel libro della giungla c'è qualcosa di copiato. Fermo, ce l'ho già pronto. Fermo lì. E non solo. Dopo questo abbiamo, come dice Annunziante, che sul libro della giungla, su Tarno la pentola magica, c'è una scena che viene presa dal libro della giungla. No, questa di cani. Spada nella roccia. Attenzione. Scusa, spada nella roccia, hai ragione. Quindi, non so, c'è un'altra cosa che nel libro della giungla. C'è, fermo lì. Se dopo non l'ho messa, me la dici. Poi c'è anche il cerbiatto di Bambi. Sì. Che praticamente quello di Bambi è praticamente uguale a quello del libro della giungla. Sì. Stessa cosa, libro della giungla, carica di 101. Sì. Non magari la seconda ma la prima, ma l'ultima, quei tre cuccioli sul divano, praticamente identica. E basta. Non ve ne ho messe altre, se no sarebbe troppo lunga. No, allora c'è quella che devo dire io, non ho trovato l'immagine, però la famosa gag degli elefanti che cozzano nel libro della giungla, in realtà è presa dal cartone animato Golia piccolo elefante, dove ci sono gli elefanti, c'è la storia di questo elefante minuscolo che nella giungla è l'unico che non viene spaventato dal topo, e c'è la scena in cui gli elefanti cozzano tra di loro, ed è poi è stata copiata. Ah no, questa foto io non l'avevo mai visto questo, veramente. Occhio, abbiamo un'esclusiva stasera, adesso ce la preparo Annunziante. Guardarsi anche che sia un errore oppure una cosa di movimento, dove te la posso mandare per farla vedere? Condividi lo schermo, lo metto a video, posto del mio metto il tuo. Come faccio? O se no mandamela. Come faccio a condividere sotto in parte l'ingranaggio? Dovresti avere stop screen, può essere, che non so se è la stessa schermata tua uguale alla mia. No. Mandamela via email. Mi arrangio allora, io, mandamela via email. La salvo subito. Intanto Stefano ci dice Robin Hood come Tarantino, citazionismo di qualità. Sì, dai, possiamo considerare camuffarla, diciamo così, come citazionismo. Se l'ho salvata è... Andrea Di Cosimo, noi riconosciamo essere animazioni riciclate, eppure questo film è diventato un cult più di film più elaborati e originali. Sì, concordo con Andrea. Antonino Mandato, non ho trovato la foto dell'album, quindi ho dovuto ribeccare il fotogramma del video. Ok, adesso un istante me la sta mandando. Pino Locchi era la voce di Terence, lei non solo. Loki ha doppiato tanti. Dimmi quando me la mandi, Annunziante, che io la preparo e ti lascio il monitor così la preparo. Sto mandando. Ok. Quindi quella polemica che dicevo prima, che Robin Hood ha tante animazioni copiate, non è solo Robin Hood.
perché abbiamo visto che anche il libro della giungla, anche la spada nella roccia, cioè ci sono mille prese da altri film. È che magari forse è arrivata, no, è arrivata un altro email di qualcun altro. Adesso gli do un occhio. Quindi, magari forse Robin Hood si è arrivata. Adesso ve la preparo. Quindi Robin Hood forse ha molte più citazioni di tanti altri film, quindi riesce a individuarle di più. Ti lascio un attimo il monitor, io vado a prendere la foto e la preparo per farla vedere alla persona in live. Anzi, mi assento io 2 secondi e ti lascio proprio con l'immagine. Ti lascio con Robin Hood, sì, ti lascio con questa immagine qua. Dimmi che immagine vuoi. Questa. Lasciami questa delle illustrazioni, mi piace tanto. Questa. Quella delle illustrazioni. Aspetta, mi sono perso. Questa. Vado, Sì, molto bella. Ok. vengo e torno. Quindi queste, dicevo, sono illustrazioni dell'album abbinato al disco LP che uscì da noi nel 74. Sono anche credo, anche nel libricino abbinato al 45 giri con la storia narrata parola per parola. Insomma, ci furono parecchie cose di Robin Hood. Io ricordo, se qualcuno di voi lo ricorda, il gioco di Clementoni che uscì, che era complicatissimo, che bisognava costruire in 3D con i fustellati di cartoncino sia la foresta che il castello di Nottingham. Una cosa pazzesca, che prima dovevi costruire tutta la plancia di gioco e poi dopo potevi cominciare a giocare, ma quando avevi costruito tutto eri talmente stanco che non ti era anche passata la voglia di giocare. Bello quando c'erano i giochi da tavolo, queste cose così. Oddio, oggi ci sono ancora, però è più una cosa di nicchia. Storia del finale alternativo. Aspetta, io lo tradussi in italiano il finale alternativo per il DVD, che Robin Hood era ferito e andava il principe Giovanni a vederlo, che voleva quasi ucciderlo, se non mi sbaglio. Però poi fu lasciato solo, si trovò solo a matita, non decisero di farlo salvare Robin Hood facendolo nuotare sott'acqua. Una cosa che non piacque, forse lo si pensava troppo serio come finale. E quindi fu abolito. Nel DVD c'era solo come storyboard, con delle voci incise apposta questa scena, mi ricordo, un sacco di tempo che non lo rivedo. Io ricordo quando, ma può darsi anche che sia un errore, sì, che è curioso, può darsi anche che sia un errore o una cosa per l'animazione fatta che non si dovrebbe vedere a occhio nudo, cose che facevano che magari non si pensava che si sarebbe potuto andare a rallentatore, o magari è un difetto. Perché alcune volte ci sono anche dei disegni sballati che per errore rimangono nel film. Comunque me ne andrò a controllare alla moviola, perché mi sembra molto, molto, molto interessante come cosa. Ce ne sono diverse di queste cose. Ormai, ciao Mostredo, quando si è potuto arrivare con. No, con Topolino furono gli scudi, c'era lo scudo di Robin Hood con gli stemmi a forma di scudo dei personaggi che venivano dati ogni settimana. Io ho ancora gli scudi conservati, ma non lo scudo che li raccoglieva. E quello scudo adesso è un oggetto da collezione che si trova spesso nelle bancarelle delle fiere. Ma forse c'erano anche il tiro con le freccette. Però mi ricordo, su Topolino erano gli scudi con i personaggi. Sì, il film fu molto, molto pubblicizzato. Anche perché è stato il primo vero film progettato dagli animatori della Walt Disney proprio senza. No, non l'abbiamo detto. Questo era uno dei progetti abortiti della Disney.
che poi in parte è stato ripreso da Don Blatt in quel film Eddie e la banda del sole luminoso, con il gallo Canticleer, il gallo Menestrello, il gallo Canterino. È uno di quei progetti che sono rimasti sempre sui tavoli da disegno della Disney, non si sono mai portati a termine. Ma penso che fosse una cosa che doveva venire dopo Robin Hood. E poi in effetti, evidentemente, una delle tante cose che si trovano in quel volume The Disney That Never Was, che uscì qualche anno fa. E quindi questo Robin Hood, diciamo, un film da noi estremamente popolare, però in America... Sì, mi ricordo questo gioco dell'oca, quello non ce l'ho più, mi sono conservato solo gli scudi. Ma poi uscirono anche altre diverse storie a fumetti. Sull'Almanacco Topolino uscì la storia a fumetti ricavata dalle tavole domenicali addirittura. No, fu molto molto pubblicizzato, un film che ebbe un notevole richiamo. Poi è stato uno dei primi film però ad arrivare poi nel mercato home video. Dopo la sua unica riedizione nel 1981, nell'85 andò in distribuzione home video e poi in televisione. La Rai l'ha replicato un sacco di volte in occasione del primo acquisto dei film Disney in quei cicli degli anni 80, che praticamente erano una replica di tutte le videocassette che si potevano trovare a noleggio in videoteca. Sembra passato un secolo adesso con Disney Plus e cose del genere, ma negli anni 80 poter avere dei film di Walt Disney a disposizione noleggiabili o acquistabili in videocassette pareva veramente qualcosa di eccezionale, dopo anni che praticamente erano stati disponibili solo per il cinema e per il 16 mm. Anche la colonna sonora di Robin Hood la voglio ricordare perché era con le musiche di George Bruns, era molto molto una colonna sonora molto bella, delle canzoni veramente veramente indovinate. C'era anche il famoso compositore country Roger Miller, che era la voce di Cantagallo, del Menestrello Cantagallo, che compose alcune delle canzoni, quindi da non sottovalutare anche la colonna sonora. Sono tornato. Attimo il secondo che rimuovo un attimo qua, ve la carico e ve la faccio vedere. E intanto ti mettevo i commenti, tanto che facevo anche la foto. Adesso la carichiamo di qua. Sì, il motivo di Cantagallo veniva usato anche in un carosello, credo che fosse il carosello, non mi ricordo se era delle gomme Pirelli, se non mi sbaglio. Non mi sbagliare. Comunque fu un motivo famoso anche extra Robin Hood, se vogliamo. Perché fare fotomontaggi con una live aperta è un casino. Arrivo, ce l'abbiamo fatta. Io la comprai in Betamax quella videocassetta. Mamma, quanto costavano quelle videocassette allora? 85.000 lire. Ti mettevi i soldi da parte, le mancette da parte per comprarti un film in videocassetta. Luca ci dice la sigla si trova nello spot di un'assicurazione. Parla sempre della musichetta di Cantagallo, il whistle stop. Allora, così. Adesso ve la metto così e ve la faccio vedere. Che quando l'ho vista mi ha preso paura. Allora, eccoci qua. Adesso ve lo condivido. Ed voilà. No, vabbè. Eccola là. Ah, E voilà.
Eccola qua. Questo è il bon service a tre occhi. Questo potrebbe essere anche un effetto di movimento che si doveva vedere solo in uno o due fotogrammi e poi. E questo è quando praticamente quando il principe Giovanni gli dà un calcio col piede. Però hai fatto troppo bene per essere un errore, eh? Però, cioè, me la guardavo Oppure prima col fatto per dare una Photoshop. sorta di far vedere uno scossone della testa, capito? Urtato dal piede. Sì, potrebbe essere quel movimento destra, destra, sinistra. Però, bella sta chicchetta, non lo sapevo neanch'io. Stefano. Io misi da parte i primi soldi nel videoregistratore positivamente per vedere Alice. Intanto io do il buon ritorno anche a Mostredo, che ho visto che era ritornato prima. Bentornato. Stefano, erano i tempi in cui effettivamente si dovevano con le baghette, il videoregistratore, le cassette, perché era troppo bello poter avere i film disponibili da vedere quando volevi tu, agli inizi degli anni 80, e chi ci pensava a una cosa del genere? Mostredo, io compravo quelle da noleggio, figurati 180.000 lirette, perché la brama di avere a vedere il film a casa è proprio un sai che gioia. Madonna, te le facevano pagare tanto. Io ricordo che i Però prezzi che. erano dalle 85 alle 100.000 lire dalle parti nostre per quelle Disney, da noleggio. Ma infatti la cosa incredibile fu che la Spada nella Roccia, edizione noleggio, quindi non ancora quella preparata apposta per la vendita, fu la videocassetta più venduta in Italia quell'anno che uscì. Non ci si pensava proprio a una cosa del genere. Credo che fosse l'86, pensate, nell'86 a botte di 100.000 lire. La videocassetta, quante videocassette della Spada nella Roccia si vendettero? Un numero incredibile.